Radio Radicale, siamo davanti al CSM con Roberto Castelli, dicevamo anche con Diego Sabatinelli, sede anomala per fare una manifestazione. Intanto i vostri motivi? Sì, siamo in mezzo a una strada praticamente, ma del resto noi siamo abituati perché in mezzo alla strada ci siamo tutto l'anno. Siamo genitori, noi siamo qua, io rappresento l'associazione Genitori Sottratti che è in Emilia Romagna. Siamo genitori che in seguito alla separazione coniugale hanno perso la possibilità di frequentare in modo sostanziale i propri figli. Questo succede a tantissime coppie e la cosa più incredibile è che vi è una sorta di accanimento e pare quasi che il genitore che vuole occuparsi dei propri figli, al di là della separazione, venga in qualche modo penalizzato. La cosa più terribile in assoluto è che non viene colta la buona volontà o comunque il senso salvifico dell'essere genitore anche dopo la separazione e si fa una confusione tremenda tra coniugalità e genitorialità. Io credo che una coppia possa separarsi in un modo civile, questo ce lo auguriamo tutti, ma in alcuni casi purtroppo la civiltà non è qualcosa che è nel DNA di tutte le persone, per cui in caso di conflitto ecco che nella coppia che si separa il padre certamente perde di vista i propri figli, perché il sistema è girato in un modo per cui il padre è una figura latere e sostanzialmente una figura che serve, è funzionale all'emancipazione del figlio, ma in un contesto lontano da lui. E quindi il compito del genitore è un compito che probabilmente nessuno riconosce ai maschi o agli uomini o ai padri, è un compito che viene affidato esclusivamente alle donne. Però vorrei dire una cosa, dal 1970 che c'è la separazione, c'è il divorzio in Italia, noi abbiamo fatto conto con questa legge che in qualche modo ci ha presentato un futuro nel quale ognuno si muoveva un po' così a braccio. Oggi dobbiamo renderci conto che separarsi sicuramente comporta una sorta di dissanguamento dal punto di vista economico e una sorta di impoverimento dal punto di vista emotivo, perché significa non solo lasciare il coniuge, e questo è qualcosa che potrebbe essere circoscritto a un altro discorso, ma significa perdere il contatto con i figli. E non capiamo assolutamente perché la coniugalità e la genitorialità vengono sovrapposte e ci chiediamo perché mai un genitore non può continuare a essere genitore dopo la separazione. In questo credo che la separazione in Italia debba essere vissuta con una sorta di evoluzione anche dal punto di vista di chi la percepisce. Non è soltanto un momento di lacerazione di una famiglia, che è comunque per sempre, è comunque doloroso. È un momento di un'evoluzione, perché se una coppia tenta di sposarsi e di vivere insieme, ma anche semplicemente di vivere senza sposarsi insieme e fanno figli, e poi il progetto coniugale fallisce, ecco che non possiamo cospargersi il capo di cenere per tutta la vita fino alla nostra morte. Deve esistere la possibilità comunque di un domani dignitoso possibilmente per tutti, ma anche di una sorta di duplicazione dei luoghi d'amore per i nostri figli, perché le famiglie allargate, che tanto sono una realtà e sono un dato consolidato, sembrano delle mosche bianche perché non vengono considerate in nessun modo, ma nella realtà sociale la famiglia allargata è un esempio di quella che è la fase 2 della separazione. Da una parte ci si separa, si passa un periodo in cui si cerca di capire cosa è successo bene e poi si cerca di rinsaldare la propria relazione con i figli ma anche con un nuovo compagno o una nuova compagna. Le famiglie non possono finire necessariamente con la separazione, perché altrimenti sarebbe un fallimento. L'istinto dell'uomo di mettere su famiglia o comunque di aver figli o di accudire i figli che sono già nati è qualcosa che va assolutamente nell'albo dell'etica. Noi dobbiamo tutelare la relazione con i nostri figli perché loro sono il nostro futuro, sono gli adulti di domani. Credo che sia indispensabile, facciamo passare l'ambulanza, sia indispensabile ricordare a tutte le persone che non vivono solo per interessi, che i figli non chiedono di venire al mondo, e quando sono al mondo a loro interessa poco se i genitori hanno litigato, a loro interessa avere due genitori. Ecco perché noi diciamo due genitori e quattro nonni
per tutti i bambini figli di separati, ovviamente perché i genitori sono persone dignitose, ma vorrei spezzare anche una lancia in questo senso. La paternità oggi è cambiata, si può dire che da almeno un trentennio, 30 anni la figura maschile è cambiata tantissimo, gran parte di questo è il lavoro prodotto dal femminismo, e dobbiamo dire che gli uomini che hanno acquisito la sensibilità di essere accanto alle loro compagne o comunque di prendersi cura dei loro figli sono tantissimi. Va anche detto che questi uomini hanno la necessità di vedere un futuro chiaro anche per i loro figli, perché non esiste separazione con figli dove non ci sia una parte che non ci rimette in qualche modo. Ora, vogliamo stare accanto ai nostri bambini, abbiamo dei nemici dichiarati che sono in buona parte la giustizia, dall'altra anche i servizi sociali. Apro una piccola parentesi sui servizi sociali. Fino a 20-30 anni fa le famiglie che afferivano ai servizi sociali erano famiglie disagiate, problemi di alcolismo, di prostituzione, famiglie emarginate. E quindi le famiglie che finivano sotto i servizi sociali venivano inquadrate in un'ottica di quella popolazione che viveva di miseria e di problemi, quindi guardata con una sorta di dispregio. Oggi, che le separazioni sono numeri grandi e non possiamo più far finta di non riconoscerlo, l'85% dei genitori che capitano nei servizi sociali vengono da famiglie con una cultura mediamente normale, che non hanno problemi di nessuna natura, soltanto si separano. E l'atteggiamento dei servizi sociali è ancora chirurgico, nonostante comprendano che non sono famiglie disagiate. E parlo di chirurgia perché pare che l'istituzione dei servizi sociali sia molto più attenta e accorta nel separare i figli dai genitori piuttosto che preservare questa relazione primaria. E quindi ci troviamo da una parte la giustizia, parlo dei tribunali, che penalizza potentemente i genitori uomini con l'affido condiviso che non viene riconosciuto. Dall'altra i servizi sociali che in qualche modo, se possono, in caso di conflitto, prendono i bambini e li portano da altra parte senza dire nulla ai genitori. Ci troviamo genitori che vanno a scuola e all'improvviso vedono che il loro bambino non c'è più e non sanno neppure dove è stato portato. Abbiamo circa un 30.000 bambini all'anno che vivono all'interno di comunità. Credo che sia un dato pesante, che se lo assommiamo a quello delle separazioni, e arriviamo a dei numeri altissimi, probabilmente un 20% della popolazione italiana è coinvolta in forma diretta e indiretta del fenomeno separativo. La cultura della separazione deve necessariamente avere un upgrade, deve conoscere una nuova primavera, perché ci siamo separati in seguito a un referendum popolare, ma siamo ancora molto impreparati. E poi dobbiamo anche riconoscere che viviamo in un contesto dove attorno a noi tutto ci dà contro, la separazione viene vissuta ancora come una sorta di fallimento, e ammesso che possa anche essere un fallimento, dobbiamo comunque guardarci dentro e riconoscere che dopo i fallimenti esistono anche dei momenti in cui la gente si rialza in piedi e davanti a sé ha nuovi traguardi e anche vittorie, per cui l'uomo non è, uomo e la donna ben inteso, non è un fallito in seguito a una separazione, riconosce semplicemente che non ce la può fare. Poi il discorso della genitorialità o delle persone che si sposano facilmente con la consapevolezza che esiste la separazione, esiste. Però va anche detto che probabilmente anche ora è giusto cominciare a insegnare in modo laico e non solo cattolico cosa significa sposarsi, quindi fare dei corsi prematrimoniali in chiave laica e produrre una cultura che non sia quella necessariamente legata solo alla formula religiosa dello sposarsi, perché le famiglie oggi non si sposa, la gente oggi non si sposa più. Il dato più evidente è che vi sono più separazioni che matrimoni, e davanti a questo panorama la riflessione è doverosa. Lo stato sociale è assente, la gente sta soffrendo pesantemente di un impasse della cultura dei magistrati, e quindi occorre assolutamente fare qualcosa. Noi come associazione ci muoviamo laddove sono presenti anche le altre associazioni in rete con noi, cerchiamo di far presente i nostri temi, però siamo anche consapevoli che finché la cultura di questa nazione non cambia e questa politica non comincia ad assumersi la responsabilità di quello che ha prodotto negli anni, noi siamo piccole voci nel deserto. Grazie. Prego.